E come vi ho fatto vedere nel video acquisti, ho comprato non uno ma ben due kit delle pietre che vi avevo fatto vedere anche l'altra volta, che però avevo trovato queste qui, e c'era questa qui che doveva essere rosa, tra l'altro invece bianca ed è spezzata, e questa qui doveva essere blu. Ditemi voi dove vedete il blu qui. E visto che ci volevo fare, come vi dicevo, delle collane, cioè dei ciondoli ovviamente per collana in wire e la coppia di orecchini, e in particolar modo mi piacevano queste due, cioè queste sono favolose. Allora ne ho presi due kit, che erano gli ultimi due rimasti, perché come vi dicevo, le scorse volte non li ho trovati. Quindi adesso ne facciamo un insieme. Speriamo che questa volta non ci sia niente di rotto e che siano completi carini. Ok, come ogni kit è composto dal suo coso in gesso e dagli attrezzi, che come vi ho sempre detto, io ormai ne ho una quintalata. Li userò per il presepe, per fare qualche decorazione nel presepe, che poi ovviamente come ogni anno vi faccio vedere. Se riuscissi ad aprire sarebbe anche meglio. Non ce la faccio. Ok. Allora, zoomiamo. E iniziamo. Lo dovrei anche aprire. Sono mezza rimbambita oggi. Dopo chiaramente quando farò farò producerò questi orecchini, queste collane, chiaramente ve li faccio vedere, oppure vedremo anche di farlo insieme. Ok. Cioè, mi sta cascando tutto. Iniziamo. Speravo sinceramente di trovarne altri di altro genere, ma trovo sempre tantissimo quello dei rettili lì, degli scheletri, dinosauri, quella roba lì, che ovviamente non mi può interessare, almeno questo qui, come ripeto sempre, oltre che una cosa carina, sono dei kit carini. E sono comunque delle cose che posso sempre trovare il modo di utilizzare, appunto. Perfetto, l'ho già spaccato. Benissimo. Ne ho già trovate una, due, tre, quattro, cinque. E sono cinque. Perfetto. Erano cinque. Scusate che riguardo, eh. Guardate, in una busta sola, benissimo. Troviamo l'italiano che dà alla ricerca 5 pietre preziose. Perfetto, le ho subito trovate. Grande, così non mi devo spaccare le mani. Allora, stavolta quella rosa è rosa, quanto vedo. Ok, eccola qui. Allora, ricapitoliamo: è intera, benissimo. Magari dal telefono sembra che sia bianca, però va sicuro che è un rosa ovviamente chiaro. E questa qui dovrebbe essere il quarzo rosa. Poi, abbiamo questa qua, che purtroppo è piccolina. Mi piace tantissimo. Voi siete qui. Ed è l'agata verde. Che adesso vi faccio vedere, quella dell'altra volta era bella cicciotta. Dopo vedremo. Poi, questa la tiro fuori con le mani. Questa qui è quella che l'altra volta non avevo trovato, o meglio, l'ho trovata bianca, che sarebbe questa. Guardate la differenza. E questa qui
sarebbe la gatta blu, anche se sinceramente di blu ci vedo ben poco. Comunque in teoria è questa qui, dopo ovviamente le pulisco per bene. Poi abbiamo questa qui che sono proprio diverse. La gatta gialla, che l'altra volta avevo trovato questa, sono diverse. Benissimo. E infine la più bella in assoluto, secondo me, che è il turchese, che spero che sia bella. Ok, è piccolina anche questa, ma poi perché è verde? E questa qui che sarebbe appunto il turchese, ditemi che cos'ha questo di turchese, l'altra volta era così. Acqua, faccio trovare le differenze. Vabbè, io volevo farci le coppie di orecchini, ma a questo punto anche questa volta non riuscirò a farle. Mi metto un attimo in pausa che le vado un attimo a pulire. Mie pietre trovate che sono totalmente diverse dalle altre e sono rimasta malissimo. Adesso ve le faccio vedere tutte insieme. Cioè adesso, obiettivamente, se io ci dovessi fare degli orecchini, quindi deve essere una coppia su quale li faccio, sono tutte diverse completamente. Cioè questa qui per dire come fa a essere turchese, cioè è palesemente un verde. Non lo so. Adesso in un altro video andremo ad aprire anche l'altro kit e vedremo se almeno in questo ne troverò almeno una che sia uguale a queste altre, perché sono, cioè, si vede palesemente che sono totalmente diverse. Però al massimo, ripeto, ci faccio qualche ciondolo per collana. Ok, questo video finisce qui. Un pochino tristino, però vabbè, speriamo nell'altro in modo che accoppi qualcosa. E ci vediamo presto, rimanete sintonizzati perché ci sono nuovi video Tiger. Ciao ciao!